tutto questo nasce con le storie più belle, quasi per caso verrebbe da dire, nel senso che già facevo il fotografo sportivo, ma iniziavo agli albori. Per un incidente avvenuto a quella che poi è diventata mia moglie, sono scappato una sera via dallo stadio e ho incrociato quello che poi è diventato un po' il mio mentore, il mio primo grande maestro, Ferdinando Mezzelani. E all'epoca è tuttora uno dei fotografi del CONI, che mi ha portato nel mondo del grande sport ad essere uno dei fotografi del CONI. Sognavo un po' di studiare diciamo, il genere umano, mi sono laureato in sociologia a indirizzo antropologico, quindi l'occhio sul chi siamo e cosa facciamo, e devo dire che la fotografia non è molto distante da questo mondo, perché va a indagare comunque l'uomo in quello che faccio io. E poi la fortuna mi ha portato a settorializzarmi sempre di più e a curare uno degli aspetti positivi della nostra vita, che è quello sportivo, che è un mondo pieno di energia, pieno di gioia. Il Friuli è diventato, soprattutto quest'anno, il posto dove ricarico le pile. Dove arrivo ho serenità, ho la mia famiglia, i miei bambini, mia moglie e gli affetti. Però sì, mai come quest'anno ho girato il mondo. Anzi, negli ultimi 4 mesi sono stato più fuori che qua. Da quando sono partito per le Olimpiadi al 1° novembre, che sono tornato dai mondiali di ginnastica sempre in Giappone, sono stato via quasi 60 giorni, di cui 50 buoni in Giappone. Non c'è niente di più grande e più emozionante di un'Olimpiade. Poterli riprendere, poter vivere da dietro le quinte certi eventi è una cosa incomparabile. E da Londra oggi non ne ho persa una tra estive e invernali, quindi vado per la quinta dei big, alle quali aggiungiamo una del junior fatta a Buenos Aires ormai 3 anni fa. Collezionare i momenti top diventa difficile, te la sei fatta una tua top 5? La mia top 5, ma sì, parto dal mondo della ginnastica, perché ormai è diventato il mio mondo, quindi la medaglia delle farfalle su tutte, poi quella storica di Vanessa Ferrari che finalmente è arrivata a calcare il podio olimpico, però poi non si può non considerare l'oro di Luigi Busa nel karate, che quest'anno per me è stato l'unico oro che ho portato a casa in una valanga di oro e medaglie che ci sono piovute durante le Olimpiadi. Facciamo anche una sorta di medagliere tra fotografi e quest'anno mi è andata male, mentre in altre edizioni ne ho portati a casa tantissimi. Ci si emoziona e influenza anche grazie alle foto dei colleghi o incontrando gli atleti a casa Italia. Essendo il fotografo, uno dei fotografi del CONI, ho anche il compito di riprendere quello che succede lì. Tra virgolette, mi sono giocato il biglietto della notte degli ori dell'atletica, pensando che non sarebbe stata una notte così fortunata con un altro collega, ho mandato lui, perché io ero già a casa Italia, quindi dal punto di vista logistico era assurdo che io mi muovessi, ma è diventata una notte pazzesca anche lì a casa Italia, quindi comunque li ho vissuti come a casa non avrei potuto. La sensazione dell'essere privilegiato c'è sempre, forse a livello della gara la vivo male rispetto a chi la può vedere in televisione, perché io la vivo in un quadrato ristretto che è quello del mio obiettivo, della macchina fotografica, quindi a volte non ho neanche la sensazione di come stia andando realmente la gara, ma vivo tantissime altre emozioni che secondo me ripagano ben più quello che perdo. Il mondo delle Paralimpiadi per me è stato... avevo fotografato qualche piccolo evento qua in Italia, anche qua in Friuli, ma per me è stato il primo grande evento multisport, quello delle Paralimpiadi, e quindi anch'io mi ci sono avvicinato in punta di piedi con tante remore, tante paure su cosa raccontare, quanto andare a fondo nei dettagli, e devo dire, scopri ragazzi pazzeschi che hanno veramente faticato tanto, e io dico forse più dei normo a raggiungere i loro risultati. E
Ed è un momento talmente diffuso, quello della disabilità all'interno della Paralimpiadi, che scompare, non c'è disabilità, nel senso ognuno ha la sua, si è semplicemente diversi dagli altri, ma come io sono castano e un altro fotografo è biondo, è una diversità, punto. Ok, sono un'elite, nel senso che sono i disabili del mondo che ce l'hanno fatta, hanno trovato il modo di rendere anche una difficoltà il loro punto di forza, ma sono il mondo che deve trainare tutti noi a capire che non esiste un disabile, esiste una persona diversa da noi, punto. E non deve esistere il piedismo, deve esistere soltanto il voler aiutare una persona che ha una difficoltà, ma non sai quante volte loro aiutano noi. Nel banale di uno dei momenti che più mi ha colpito, un ragazzo che chiedeva a un allenatore di fargli una foto insieme a un suo compagno di gara, mi sembra un messicano, unico arto disponibile, una gamba, la gamba sinistra. L'allenatore aveva difficoltà a trovare la macchina fotografica sul cellulare, lui sbuffando e ridendo, con il piede ha preso in mano il telefono, lo ha sistemato per farsi fare la foto e ha aiutato il suo normo allenatore a farsi fare sta foto con quel suo amico. Prossimi obiettivi è restare lassù, perché è innegabile che ho raggiunto il gota della fotografia. Sono eventi che una volta che li raggiungi stai male a non viverli, quindi io dal giorno in cui si chiude un'Olimpiadi, da quando compare il see you in, che è l'ultimo messaggio di un'Olimpiadi, arrivederci al prossimo evento, anch'io inizio a contare i giorni che mi separano dalla prossima Olimpiadi. A casa mi sgridano perché torno e continuo a parlare di quello che è stato e quello che sarà, e a far venire la nausea a tutti quanti. Però veramente diventa una dipendenza, diventa una droga, per quanto positiva, ma una droga.